Blogosfera Design and Style in compagnia di Fabio Novembre. Siamo in Opificio 31 durante il Salone del Mobile per Bohemian Rhapsody con l'installazione opera d'arte Bang che Fabio Novembre ha realizzato per l'ASVIT. Ciao Fabio e benvenuto su Blogosfere. Buongiorno a tutti. Fabio, ci racconti Bang? Ma sai, Bang è chiaramente il suono di un'esplosione, no? E che tipo di esplosione può essere? Infatti non è casuale che poi Big Bang dovrebbe essere la prima esplosione, l'ante-esplosione, quella che, da cui si origina tutto a cascata. Allora io non voglio chiaramente non andare a toccare i santi, quindi non l'ho chiamato Big Bang. E Bang è quell'attimo prima, ecco, è il pre-Big Bang. E, sta di fatto che io sono... Allora, tutto nasce da un amore particolare per Platone. Nel Fedone Platone ad esempio associa tutti i suoi famosi solidi agli elementi naturali, quindi acqua, aria, terra, fuoco, poi il dodecaedro, che nello specifico è la forma che ho trattato io, lo associa all'universo. Ma questo è stato un punto di partenza perché mi interessava veramente molto come una forma geometrica così squadrata potesse essere associata alla forma dell'universo che dovrebbe essere informe, no? Allora, la squadratura del dodecaedro intanto ho pensato di affrontarla immaginandola specchiata, perché cos'altro può essere l'universo se non a superfici specchiate, quindi ti puoi rivedere nella massa dell'universo. Ma a quel punto c'era il bang, c'era l'esplosione. Allora queste lastre di vetro implodevano e da dentro uscivano delle fiamme di vetro soffiato rosso, quindi era a metà fra l'implosione e l'esplosione. Ecco, io lo vedo così il bang: non è soltanto un'esplosione, non è soltanto centrifugo, è fra il centripeto e il centrifugo. E che poi non sono altro che le caratteristiche del vetro. Io alla fine ho ragionato con questi amici che sono Matteo Leanere e Nendo, dandoci delle linee guida molto precise, che erano questo: ragionare su dei cocoon, su forme di vita. Ecco perché io ho pensato al bang, e Mattia ha pensato a questo minerale come macchiato di muffe vegetali, eccetera. Nendo ha pensato invece ai suoi fantasmini, a queste forme di vita che un po' si sollevavano come anime verso il cielo. E quindi era interessante, nel senso, veramente io poi credo che gli uomini, designer, progettisti, non facciano altro che correre dietro alla capacità femminile di creare la vita. Noi lo facciamo degli oggetti che purtroppo sono statici, purtroppo la loro dinamicità è una cosa che vorremmo tanto dargli. Ecco, siamo come Geppetto, no? Cioè noi facciamo Pinocchio, però poi ci vuole Fatina per, per farlo animare. Allora qui deve ancora passare la Fatina, oppure è già passata e la gente li legge animati. Sta di fatto che questo è il bello dell'interazione col pubblico. Perché l'ho chiamato Bohemian Rhapsody? L'ho chiamato Bohemian Rhapsody perché a me intanto il concetto del bohemian mi ha sempre molto affascinato. Quindi andare alla radice della parola, quindi che viene da Bohemia, quindi avere un produttore boemo di cristallo, tutto questo mi sembrava una storia che stesse assolutamente assieme, no? E chiaramente c'è il pezzo di Queen, Bohemian Rhapsody, quindi una rapsodia boema, quindi chiamare persone con una capacità poetica, una capacità trasfigurativa completamente diversa, metterle insieme, quindi in maniera assolutamente rapsodica, ma tenendo questa sottotraccia bohemienne che per me è fondamentale, cioè credo che sia la maniera giusta di affrontare la vita. Quindi c'era il pezzo di Queen che ci veniva in aiuto, quindi anche il pezzo di Queen è stato trasformato attraverso il fare musica di Stefano Fontana, a.k.a. Stylophonic. Poi abbiamo AJ Weisbart che ha curato le luci, perché per me è sempre importante Sonic Lumiere. E lui, fate conto che AJ Weisbart è quello che fa le luci per Bob Wilson. Quindi mica chiacchiere, insomma. No, sei soddisfatto? Io sono molto soddisfatto, ma devo dire, le cose poi le vivo così tanto intensamente che sono la fine di un processo in cui non si può non essere soddisfatti, perché veramente, cioè, tu sai che hai dato tutto, poi va come va. Senti, hai fatto anche tantissimi lavori. Partiamo da Cartel Love Milano, più un nuovo prodotto invece interno in collezione. Sì, Cartellos Milano è stata una piccola cosa, ho ragionato sulla croce rossa dello stemma di Milano, una piccola cosa. Invece credo che una materialmente piccola cosa, che è un piccolo parallelepipedo che è esposto in stand fra i nuovi prodotti, sia invece un vero seme di cambiamento per una grande azienda come Cartel, che per me è una bandiera importantissima del design italiano all'estero, no?
perché l'introduzione dell'antropomorfismo all'interno della collezione carte. Cioè, anche lì, no? Sembra niente, mica chiacchiere, ma questo fatto di introdurre un pollice all'insù, quindi un segno positivo, un pezzo che si chiama OK, che però è nascosto, è come simulato, è come mimetizzato all'interno di un parallelepipedo molto squadrato, quindi cartelliano per eccellenza. Credo che sia un equilibrio molto importante che verrà percepito sulla lunga distanza, perché oggi chiaramente lo stand carter è uno stand enorme dove tutto in qualche maniera si perdeva, e questo oggetto qui era un semino lì appoggiato che però sono sicuro diventerà un grande albero, questo ne sono veramente sicuro. Altra collaborazione che continua, anzi, con Casamania. Con Casamania continua una collaborazione, io dicevo ho fatto due pezzi che sono una seduta che si chiama Strip, io sono abbastanza legato al mondo dello strip perché io amo la nudità, e poi un robot libreria che ho chiamato Robox, che è molto interessante perché io sono fissato all'antropomorfismo, cioè io sono sempre ispirato dal corpo, eccetera. Questo è come se fosse un'immagine, un sembianze umane filtrate attraverso la geometria euclidea, insomma, cioè come se fossero ridotte a coordinate su assi cartesiani. Infatti nel testo introduttivo io sto dicendo si dirà fra qualche anno che questo è il primo pezzo del mio periodo cubista. Però ecco, dettaglio importante, in Robox, che è un robot tutto squadrato, eccetera, eccetera, c'è sempre un cuore rosso. Io credo che quello sia forse la costante del mio lavoro, questo cuore rosso palpitante che quando si fermerà sarà tutto finito, ma finché pompa, ragazzi. Senti, sei stato guest editor di 24 e un po' hai cercato di raccontare le direzioni che sta prendendo il design, perciò la domanda è: ci sei riuscito tramite 24? Se sì, se no, e dove sta andando il design? Ho dedicato moltissimo tempo a questa esperienza extra progettuale, che poi non è neanche vero perché l'editoria alla fine è un progetto. Infatti devo dire, è come se fosse un progetto cartaceo aver fatto questa rivista. Sono soddisfattissimo, devo dire, perché veramente ha un'impostazione fortissima. Io credo, è uscita ieri in edicola, io credo che sia un numero da collezione alla fine, io credo che la gente lo terrà, è come se fosse una cartella, un file in cui sono contenute delle informazioni utilissime, di cui ho dato coordinate importanti, ho messo tutti i nomi eccetera, poi ho messo i QR code per richiamarsi ad una realtà invece internettiana e digitale, cioè ho cercato veramente di mescolare insieme tutto il mio antico amore per la carta stampata e la mia passione assoluta per tutto quello che è digitale, mescolandole assieme e riempiendole di significati. Veramente io poi sono sempre così, un po' dalla nascita dell'universo alla morte dell'essere umano, cioè è tutto insieme. Ecco, ho cercato di trovare i 6 gradi di separazione del progetto, l'ho affrontato così il numero, e mettendoci dentro veramente tutte le mie passioni, che poi io non sono uno a cui piace l'architettura, diciamo, cioè ecco, faccio una confessione qui importante, a me non è che piaccia particolarmente l'architettura e il design, io credo che sia un mezzo di comunicazione, mi sono accorto che lo so usare bene e allora mi ostino ad usarlo, ma altrimenti potrei fare qualsiasi altra cosa. A me piace parlare di vita, mi piace parlare delle persone, delle loro storie, di quando si innamorano, di quando muoiono o nascono, perché poi è uguale. Nient'altro, perché poi credo che siano tutti semplicemente diversi medium di comunicazione, ma il senso del messaggio è quello che è completo, è globale, che mette il punto ad ogni cosa. Senti, un libro anche in uscita o appena uscito? Un libro appena uscito che è Novembre a Milano, che parla dei miei progetti sulla città, per la città. Io sono molto legato a questa città, voglio dire, io ho sempre detto che ho trascorso la prima fase della mia età adulta da uccello migratore, cioè ho viaggiato tanto, ho svariato tanto. È arrivato il tempo, quando mi sono fatto una famiglia, ho due figlie io adesso, di tramutarmi da uccello ad albero, quindi di mettere radici nel terreno che ho deciso, su cui ho deciso di fermarmi, e di protendere sempre però i miei rami verso l'alto, perché ecco, se non si fa questo poi si perde il senso delle cose, no? E questo anche per permettere
ad altri uccelli, cioè a quelli che verranno dopo di me, di appoggiarsi eventualmente sui miei rami per riposarsi e poi riprendere il volo. E questo parla veramente della terra in cui ho messo le radici, questo libro. Ecco, parla di me albero in questa terra. Senti, l'hai già dichiarato proprio poco fa, il tuo amore per internet. Hai un bellissimo sito, blog, Facebook. Come vedi questo Twitter? Come vedi questo legame tra il mondo del design e il mondo della comunicazione internet? È tutto assolutamente integrato. Io, guarda, ti faccio un esempio semplice. L'ex direttore di Icon, che è una delle più importanti riviste di design e architettura inglese, quando è scaduto il suo mandato, sai, lì c'è un turnover molto più forte che in Italia, ha deciso di fare questo blog. Non c'erano molti blog di design e architettura al tempo, credo abbia iniziato 3 anni fa Marcus. Lui si chiama Marcus Fairs e il sito si chiama Design, che è noto ai più, è noto agli studenti, agli architetti, cioè tutti lo consultano giornalmente. Bene, questo sito oggi è molto più influential di qualsiasi rivista. Allora vediamo che il tempo cambia, gente come Marcus sono dei pionieri della comunicazione, cioè ci accorgiamo che veramente cambiano le regole, ma cambiano continuamente, quindi se non si sta attenti a percepire questi segni di cambiamento, si è folli. Io l'altra sera nel presentare il numero di 24 al Sole 24 Ore, c'erano sul palco con me Fulvio Irace, Alessandro Mendini, Mario Bellini, Stefano Giovannoni ed Enzo Mari. Questa gente qui ignorava completamente le potenzialità di internet, mi prendevano un po' per il culo perché io dicevo che l'iPhone è l'oggetto più bello del mondo. Io ogni volta mostro l'iPhone, faccio pubblicità a Steve Jobs, dico che la mela morsicata è il simbolo più bello che ci sia, no? Perché è la coscienza dell'essere sfuggiti all'imposizione di Dio. Diceva: non ve la mangiate quella cazzo di mela, sennò vi caccio via. E loro no, se la mangiano, anzi Steve Jobs la mette come simbolo. Allora veramente il mio amore per questo oggetto qui era preso completamente per il culo di loro, che semplicemente hanno perso il ritmo, cioè non ballano più al ritmo, ma non è il loro tempo, anche generazionalmente cerchiamo di capirlo, cioè è naturale che ci sia il passaggio di mano, no? Nonostante io non sia un nativo digitale, queste cose qui le sento tantissimo, poi c'ho lo studio pieno di ragazzi giovani, ma a volte sono persino più attento di loro. Io ad esempio sono nel vortice di Twitter molto più dei ragazzi giovani del mio studio, quindi guarda, forse è soltanto un problema di curiosità. La vita è un problema di curiosità a cui si somma la concentrazione, e queste due cose insieme danno quel vecchio mistero che definivamo cultura. Senti, ultima domanda, chiudiamo. Com'è stata secondo te questa edizione della Milano Design Week 2011? La verissima verità, per quello che è stata la mia sensazione, il fuorisalone non è così pieno come gli altri anni. E questo un po' mi fa preoccupare, perché io penso che Milano abbia un primato mondiale, no? Nel senso del Salone del Mobile, veramente l'evento a cui tutti devono venire, immancabile, annuale, al mondo. Ma io credo anche che in un mondo veloce come questo non esistano rendite di posizione. Cioè, se noi non ci diamo da fare per mantenere alto il livello dell'offerta, per dare i migliori servizi in questa città, cioè se veramente non capiamo che questa cosa qui non è una specie di merito divino che rimarrà immutato nel tempo, corriamo il rischio di perderla. Allora io dico, adoperiamoci tutti perché Milano rimanga l'appuntamento più importante del settore. Devo dire che io lo sto già facendo, c'è un tavolo di design che si riunisce quasi ogni mese, che è su da un anno e mezzo. Io ci ragiono molto con la municipalità, con tutti gli attori del sistema, ma dobbiamo fare sempre di più, perché veramente in questo mondo non esistono rendite di posizione. Deo gratias. Fabio, grazie e a prestissimo. Grazie a voi.